Buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento con Attenti a quei due e siamo pronti per affrontare un'altra puntata importante all'insegna della politica ma anche del quadro finanziario del Comune di Giarre. Poi oggi anche riflettori puntati sui comuni vicinori, ci stiamo avvicinando alla campagna elettorale per le prossime amministrative di fine maggio. Ma veniamo alle presentazioni ufficiali. Intanto il collega Rosario Solace. Ciao trovato. Mario, buonasera ai telespettatori. E come potete già notare dalla presenza abbiamo un ospite importante che per la prima volta è qui con noi, il consigliere comunale Carmelo Strazzeri, ben trovato. Grazie, grazie, buonasera a tutti e grazie del invito. Allora, l'invito di Strazzeri non è del tutto casuale perché Rosario, saprai che lunedì scorso c'è stata una seduta di consiglio, certo, particolarmente accesa. La questione finanziaria. Esatto, i riflettori erano puntati sulla genesi del dissesto, sugli adempimenti fin qui espletati dall'amministrazione comunale, i ritardi che si sono verificati prima e dopo, l'interlocuzione diciamo complicata anche con il Ministero dell'Interno, la difficile redazione del bilancio stabilmente riequilibrato, insomma tutta una serie di questioni che hanno visto poi protagonisti durante questa seduta lunedì scorso il sindaco Leo Cantarella e il dirigente e l'esperto finanziario, già dirigente finanziario del comune, il dottore Letterio Lipari. Il sindaco ha letto quattro pagine fitte, una relazione particolarmente cruda nel corso della quale il primo cittadino ha mosso una serie di precise accuse all'ex amministrazione Danna e ha puntato il dito su questa, sulla gestione che praticamente c'è stata durante gli ultimi 5 anni. Il sindaco Cantarella in un certo senso ha voluto per la prima volta puntualizzare. È stata la prima i volta passaggi. Per la verità. È stata la prima volta, vi era stata una polemica strisciante con Roberto Bonaccorsi tempo fa, che poi si chiuse quasi immediatamente perché non ci fu risposta da parte del sindaco, e in realtà questa volta il sindaco ha voluto puntualizzare tutti i ritardi che si sono accumulati dal punto di vista amministrativo. È oggettivo, è un dato oggettivo, è innegabile che le questioni che sollevava il Ministero, il bilancio riequilibrato anche, adesso sono, diciamo così, inutilizzabili. Assolutamente. Le accuse che il sindaco ha formulato in queste pagine, in questa relazione, naturalmente poi hanno sortito l'effetto di parecchi interventi, tra cui l'opposizione con il consigliere Patenè e anche il nostro ospite Carmelo Strazzeri, che si è soffermato su alcune precise questioni. Allora, innanzitutto, che cosa ne pensa di questa relazione del sindaco? Qual è la sua opinione rispetto a quanto detto in questa seduta di consiglio dal sindaco nella sua relazione? Allora, per quanto riguarda la relazione del sindaco, come avete detto, voi, è una relazione abbastanza, diciamo, forte. Sì. E anche conoscendo, diciamo, proprio di persona il soggetto. È una relazione che poi va a puntualizzare, diciamo, come è scritto in questa relazione, tutti gli inadempimenti fatti e tutti i documenti richiesti più volte dalla Corte e dal Ministero riguardante, diciamo, il vecchio piano di riequilibrio che è stato presentato dalla scorsa amministrazione. E ancora tutt'oggi, proprio durante, noi abbiamo chiesto come opposizione, io insieme agli altri tre colleghi, Patanè, Vitale e Tomarchio, abbiamo chiesto questo consiglio straordinario proprio per cercare di capire lo stato dell'arte, a che punto siamo arrivati, quali documenti sono pronti, quali non sono pronti, cosa sarà mandato al Ministero e soprattutto la situazione reale, perché chi magari dice che siamo fuori dal dissesto, ma abbiamo visto lunedì che tutto ciò è ancora un'ipotesi, diciamo, inverosimile, perché proprio citando il consulente finanziario, che è l'esperto del sindaco, che ha fatto una ricognizione degli ultimi 4 anni quando sono stati presentati i rendiconti, e guardando questa nota del Ministero, proprio è chiaro che quel piano di riequilibrio che è stato presentato non regge più. Sì, tra l'altro infatti è stato sottolineato
dal sindaco che quel piano, quel bilancio stabilmente riequilibrato non è più Plausibile. plausibile, anche perché c'è tra le tante lacune il mancato inserimento, diciamo, della riduzione del 20% per quanto riguarda i servizi, e questo incide Questo è uno notevolmente. dei fattori che ha inciso, diciamo, e quindi siccome ormai siamo a dati certi, quindi a rendiconto, non si può più tornare indietro. Quindi il Ministero ci darà la possibilità, darà a questa amministrazione, dopo che l'amministrazione avrà inviato la documentazione richiesta nell'ultima nota che è stata mandata, di vedere questa massa passiva e nella realtà a che punto è arrivata e da lì poi darci la possibilità di ripresentare un nuovo piano di riequilibrio o nella malaugurata ipotesi che nessuno, neanche l'opposizione si augura perché qua ovviamente si va per beneficiare ad un dissesto bis che sarebbe veramente una cosa molto, ma molto pesante per quanto riguarda le Ecco, politiche. io volevo dirle questo, lei ha maturato una esperienza anche in fatto di contabilità pubblica, quindi è uno dei consiglieri che sicuramente ha maggiormente conoscenza di quelle che sono state le dinamiche della spesa e le dinamiche dell'entrata del comune. Cosa manca al comune di Giare? Cioè c'è un deficit finanziario di entrate? Oppure ci sono state spese eccessive che non sono state contemplate all'interno del bilancio? Anche per spiegare ai cittadini, con chiarezza, perché si tratta di una materia abbastanza complicata dal punto di vista tecnico. Come spese eccessive, io come ben sapete nell'ultimo quinquennio sono stato fuori dall'amministrazione, ma sicuramente ma è un problema ormai Atavico. atavico e sono le entrate, perché bisogna accelerare sulle entrate perché ci C'è sono evasione, secondo lei? c'è tanta evasione, I ruoli non sono stati aggiornati. no, non sono stagionate, ci sono tante persone che, oppure noi, inutile, tante persone che soggiornano qua soltanto per un breve periodo, non si paga, che non paga la Tari, Non c'è pure. ancora, secondo lei, la consapevolezza della problematica, oppure non c'è una volontà No, no. specifica? Da parte dell'amministrazione la volontà c'è, però manca proprio, cioè, essere incisivi, cioè, bisogna una volta per tutte dire di fare Ci vogliono azioni sanzionatorie. sì, sicuramente, perché sì, a volte si legge, sì, sanzioniamo questo, sanzioniamo quell'altro, sequestriamo il mezzo, però nella realtà non si tocca con mano, cioè, bisogna aumentare, cioè, bisogna aumentare anche le entrate, perché come chi vive il territorio di Giari, ormai siamo, diciamo, un territorio quasi selvaggio, no? Cioè, c'è una viabilità, sinceramente parlando, impossibile ormai, diciamo, camminare per Giare e Certo. circolare per Giare. Ma macchine posteggiate in qualsiasi posto, ma quante multe vengono elevate, diciamo, in questo comune? Perché poi sappiamo che una buona parte dei proventi, circa il 50%, dovrebbe essere per legge reinvestito anche nelle strade. E le strade sappiamo in che condizioni sono, anche se qualcosa è stato fatto, ma c'è tanto da fare. Ritornando, diciamo, invece nell'argomento principe, diciamo, Finanziario. quello finanziario, diciamo, dubbi ce ne sono, dubbi ce ne sono, Secondo lei, diciamo, ecco, lei è ottimista, riusciremo a uscire dal dissesto? io penso Ci sono che buone ci sono le condizioni? possibilità, ci possono essere per riuscire ad Lei ha uscire dal preso dissesto. visione di questi atti come consigliere No, oggi? nessuno ancora oggi ha preso visione di Nessuno. questi atti. Però al netto, voglio dire, comunque delle previsioni, rimangono agli atti anche queste affermazioni pesanti. Lei ha detto prima che l'intervento di Cantarella è stato particolarmente duro. Io stavo rileggendo una parte centrale, diciamo, dell'intervento di Cantarella, dove lui dice che è stata comprovata proprio attraverso una nota del Ministero, una delle tante. Cantarella dice che è stata comprovata l'assoluta inadempienza della precedente amministrazione comunale agli obblighi amministrativamente assunti e normativamente previsti anche dal testo unico degli enti locali, che in assenza peraltro di atti propedeutici e connessi alla formazione del bilancio, ha presentato al Ministero in piena consapevolezza una ipotesi di bilancio stabilmente squilibrato. Insomma, sono pesanti accuse che rivolge all'ex amministrazione Cantarella. Che Sì, ne pensa? no, le accuse sono pesanti e qui il sindaco già in premessa si è assunto tutte le responsabilità di quello che Certo. c'è scritto in quella dichiarazione. Quindi ovviamente che
diversi atti non siano stati prodotti, quello è un dato di fatto, perché lo dice il Ministero, perché se ancora ad oggi, quando, a inizio di febbraio, è arrivata una nota del Ministero in cui ha dato 30 giorni di tempo per espletare tutta questa documentazione, quindi nella realtà questi documenti non sono Tra l'altro, stati fatti. Cantarella ha anche continuato a lungo anche a scavare, guardando all'indietro, al passato, soffermandosi anche sulla osservanza degli adempimenti fiscali proprio per verificare anche eventuali inadempimenti, per esempio essendo pervenuta una comunicazione esattoriale sul mancato versamento IVA per l'anno 2018 per circa 320 mila euro e poi è stata data copertura della stessa prevedendo anche pari copertura anche per il 2019 per la quale non sono stati poi rinvenuti anche congrui versamenti. Si è poi proceduto a rideterminare l'IVA per il 2020, annualità ancora integrabile, mentre l'IVA del 2021, ha detto il sindaco, è stata invece dichiarata e versata. E anche la questione dell'IVA è un'altra parentesi Sì. assolutamente strana, tipica, no? No, su questa questione dell'IVA già l'avevo anche sollevato in consiglio Lei si è soffermato comunale. su questo Sì, aspetto, tra mi l'altro, sono in consiglio. soffermato anche se oggi non ho avuto ancora risposta sulla mia richiesta, in quanto c'è questa cartella, questo mancato versamento dell'IVA, c'è, e Lei quindi ha posto una precisa io domanda, sì. cioè è stato detto, ricorderai, che Certo. praticamente era stata nominata un'agenzia Era esterna per stato dato un incarico, verificare un'agenzia esterna, sì. Era stato dato un erano state mandato. condotte, quali atti erano stati Esatto, adottati e era stato dato quant'altro, no? incarico, proprio Però mi pare che lei ha mandato. richiesto da capo in consiglio L'ho chiesto, molto ho richiesto l'esito lunedì. di questa verifica. Sì, avrei voluto avere il piacere di vedere questa relazione fatta da questa ditta Abbiamo assistito esterna, invece a una serie di diciamo. spallucce che non si E capiva bene nessuno mi ha questo. dato risposta a questa relazione, credo che non sia stata mai fatta, almeno. Tranne che mi svendiscono e qualcuno me la produrrà, però sinceramente Però sappiamo, parlando. ci diceva informalmente il ragioniere, che l'impegno di spesa per questa agenzia c'è, non è L'impegno stata di spesa c'è, pagata. però non è stata emessa fattura e non è stato fatto il pagamento, almeno su questo speriamo che almeno che non si vada avanti, perché parliamo di una spesa per lei di circa Poi lei si è 15 mila euro. soffermato anche sulla questione dei residui e sulla certificazione dei vari dipartimenti dell'ente. Sappiamo che due dirigenti non hanno per l'appunto certificato e quindi si dovrà procedere con l'azione sostitutiva del segretario. Che cosa gliene pare? Questo No, aspetto è io mi anche sono questo soffermato su molto. questo perché leggendo, ascoltando in quel momento la relazione del sindaco, lui ha detto proprio che c'è stata una scarsa collaborazione Degli di alcune uffici. figure apicali, ha usato Esatto, proprio questa questo terminologia, questo termine. apicale, quindi a quel punto Ha diciamo lasciato intendere che il dubbio non mi sorge spontaneo, no? E quale potrebbe essere questo se non la certificazione dei residui passivi? Poi, a seguito della mia domanda, è stato detto che nella realtà questi residui non saranno probabilmente, almeno da quello che abbiamo capito, firmati dai dirigenti, ma sarà, come ha detto lei, sarà una sostituzione, quindi Ma una firma questo da perché parte del avviene segretario. secondo lei? Perché c'è questo atteggiamento così Di ostilità, di diciamo, di ostilità? ostruzionismo, sembrerebbe così. In Esatto, sembrerebbe proprio che ci sia una scarsa, io la chiamo scarsa collaborazione, queste diciamo, tra inadempienze amministrative. l'amministrazione e alcuni dirigenti. Ripeto, saranno per cose passate, per degli Ma non le pare che atti. magari questo atteggiamento poi possa generare magari poi nella visione degli atti, no? Magari chi di dovere dovrà poi, immagino per esempio la Corte dei Conti, noterà che mancano delle certificazioni che c'è stata un'azione Sono sostitutiva, situazioni cioè inammissibili, vanno diventano a varie generare dei risorse. dubbi, no? Io l'ho detto pure in consiglio comunale, cioè se diciamo, il funzionario preposto non firma e firma un'altra persona che ha i requisiti, per carità, ci Però mancherebbe altro, suscita un però attimo di c'è quel piccolo dubbio, credo, a chiunque Sì, però un sovviene. dirigente non firma se è assente o impedito, ma se è presente diventa un elemento veramente. Un punto di domanda Infatti. e al momento opportuno sicuramente chiederemo con le ragioni Continua perché. questa sorta di braccio di ferro tra la burocrazia e la Comunque, politica. alla fine di questa lunghissima seduta consigliare, una seduta a fiume, il consulente finanziario Lipari. Con qualche riserva ha detto che comunque si risponderà nei termini assegnati al Ministero Sono termini e perentori? si,
Credo di sì, si risponderà comunque ai quesiti posti anche. No, non sono termine, cioè, sono perentori oppure sono ordinatori? No, ci hanno dato 30 giorni di tempo, sì. Hanno dato 30 giorni di tempo per rispondere, e credo che nei 30 giorni, che dovrebbero scadere in prossima settimana, l'8, il 9 di marzo, non ricordo male. Quindi, perché il dirigente, l'esperto finanziario ci ha assicurato che tutta la situazione è pronta. Quindi credo, ha detto che tutti i dati contabili relativi al quadriennio 2018-2022 verranno già trasmessi a 2018-2021. Mentre in fase di preconsuntivo del 2022 già ci stanno lavorando, anche se ancora il tempo, diciamo. Quindi, come dati, quindi ora sta a noi vedere se nella realtà questi dati saranno inviati al più presto al Ministero. Senta, uscendo invece un attimo dal panorama del dissesto finanziario, lei è sempre un consigliere di opposizione. Secondo lei, quali sono, prescindendo dalle problematiche finanziarie, le priorità più importanti per la città? Lei più volte ha presentato delle interrogazioni, tantissime volte non ha ottenuto risposto, mi pare che più di una volta lei lo abbia anche rimarcato in consiglio, che magari presenta giustamente un classico questo, le interpellanze, no? Però non hanno si fanno orecchie da mercante. Come opposizione, lei secondo dal suo punto di vista, dal suo focus, qual è l'esigenza più importante per la città? Per esempio, il tema del traffico, la gestione della viabilità è un tema importante. Allora, poi che cosa manca già in questo momento? Prima vi voglio, vi sconfesso una risposta all'ora su quella notizia. Vi do una chicca. Sì, una notizia. Diciamo, una risposta. Comunque, per quanto riguarda la viabilità, sicuramente. Poi, ripeto, le persone, i cittadini non chiedono la luna, chiedono un po' di normalità, forse. La normalità, voglio una città in cui si possa andare a camminare, a andare con una moto, perché sinceramente parlando... Lei è favorevole, per esempio, all'isola pedonale, che è un tema più volte dibattuto? Personalmente sì, perché se parliamo di Corso Italia, l'isola pedonale, sì, sicuramente sì, lo farei spesso e volentieri, perché è un momento di aggregazione per tutti, per grandi e per piccoli. Farci una bella passeggiata non fa male a nessuno, e non solo, perché una cosa che uno va in Corso Italia con la macchina, è una cosa che ci va, diciamo, passeggiando, magari guarda, certo. Anche per i negozianti stessi, no? Quindi, e poi c'è da risolvere, spero al più presto, diciamo, la situazione strisce blu, perché bisogna di nuovo, cioè, ricreare, regolamentare, soprattutto tutti quei ragazzi che facevano parte, diciamo, che erano impiegati. È giusto che il comune si attivi e ripristinare il tutto, soprattutto e non soprattutto, deve andare a riassumere, diciamo, questi ragazzi che erano lì e che lavoravano, diciamo, però una cosa, diciamo, una gestione non data a terzi come è stata data fino ad oggi, diciamo, e ci fermiamo qua, se no, in maniera inconsulta. L'ultima cosa che ho detto anche in consiglio comunale, se mi permettete, certo. Perché dare qua ogni volta, io la prima volta sono stato eletto nel 2008, ogni amministrazione poi si rifà al passato, diciamo, di quello che è stato lasciato, quello che non è stato lasciato. Io quindi ognuno poi si fa le proprie ragioni. Io direi che è il momento di mettere un punto e andare verso il futuro, cioè andare ognuno con i propri ruoli, la maggioranza con la maggioranza, un appello alla coesione, no? E l'opposizione facendo un'opposizione costruttiva, quello che abbiamo fatto fino ad oggi, e non distruttiva, perché l'ho detto inizialmente come consigliere di impegno comune, ho sempre detto che non voterò contrario perché sono all'opposizione, qualsiasi atto, bensì sono disponibile a collaborare, questo per il bene di Giara, perché veramente ora è ora di andare avanti, quindi le colpe di chi sono stati e chi non sono stati, andiamo avanti. Questo è l'appello che voglio fare a tutti. Bene, grazie allora al consigliere Camillo Strazieri per la sua presenza, lo ringraziamo. Grazie a voi per la partecipazione. Finisce qui la prima parte di Attenti a quei due, che prosegue con la seconda parte, come al solito, con la finestra sul territorio. Siamo nella seconda parte di Attenti a quei due e puntiamo i riflettori sul comune di Riposto, sulla realtà ripostese, che dovrà votare a fine maggio. E abbiamo qui finalmente un gradito ospite, l'avvocato Claudia Daita. Vuole essere chiamata avvocato o avvocatessa?
Intanto buonasera a tutti e grazie per avermi invitato. Diciamo che non ho mai trovato la questione particolarmente interessante. Certo. Musicalmente mi suona di più avvocato come mi suona di più sindaco, ma perché culturalmente siamo abituati a sentirli declinati al maschile. È più un fatto formale che sostanziale. Chiamatemi Claudia, ecco. Deida, come mi hanno sempre Benissimo. Chiamato, e troviamola al conto. Benissimo, ecco. Avvocato. Allora, lei è stata una consigliera comunale eletta a 24 anni, ha 20 anni di esperienza amministrativa consumata sui banchi del Consiglio Comunale anche come assessore. E naturalmente questa candidatura nasce da una coalizione che è un coordinamento di forze progressista che si chiama Riposto Cambia. Ecco, ci vuole dare il senso di questo slogan e di questa lista? Cosa intende per Riposto Cambia? Allora, intanto sì, io ho cominciato a fare politica all'età di 24 anni, quindi è 20 anni che occupo gli scranni nel Consiglio Comunale di Riposto, speriamo di averli occupati finora bene. Li ho occupati sia nella qualità di consigliere di maggioranza che quale consigliere di opposizione, perché ho fatto parte, diciamo, sia delle giunte dei mandati governo di centrosinistra, quindi con Carmelo D'Urso sindaco prima e Carmelo Spitaleri dopo, con Carmelo Spitaleri che sono stata assessora alla cultura, sì. Sia come consigliere di opposizione con Caragliano sindaco, sì. Diciamo. La mia candidatura nasce in seno ad un coordinamento, che è il coordinamento progressista ripostese, che in questi anni ha lavorato intorno a progetti, idee, e che comprende diverse forze politiche, associative e civiche. La lista progetto, invece è un progetto civico aperto. È un progetto civico aperto che diciamo darà luogo poi alla lista di questa campagna elettorale che si chiama Riposto Cambia. Perfetto. Perché ci auguriamo di cambiarla questa, ecco, città, è arrivato il momento di cambiarla. In che modo? Città. Riposto Cambia è un metodo e anche un punto di riferimento per modificare la realtà ripostese. Io ho visto che ci sono anche qui dei colori nel logo, l'azzurro, il verde. Che cosa intende con questi colori? È un significato simbolico? Allora, in realtà noi ci auguriamo non di governare semplicemente di Riposto, ma di riuscire effettivamente a cambiarla. Perché ci è sembrato, a me che per 20 anni ho vissuto le amministrazioni che nel tempo si sono succedute, ci è sembrato che questa città abbia corso a due diverse velocità, per tutta, diciamo, sotto certi punti di vista, per tutto un aspetto, specie quello legato alla realizzazione di opere pubbliche. È stata una città che ha sempre lavorato bene. Beh. Devo dire molto bene con le amministrazioni D'Urso e Spitaleri e altrettanto bene con le amministrazioni di Caragliano. Quindi riconosce anche che ci sono stati dei, sì, fatti positivi. Sì. Per altri versi però è una città che è rimasta al passo. Ci sono dei ritardi forse. Dei ritardi che però hanno pesato tanto nei servizi alle persone, hanno pesato tanto nella costruzione di una rete cittadina, hanno pesato tanto sulla vita poi diretta, certo, di tutti noi. La nostra lista civica si vede dai colori, è la nostra visione di città, perché poi per governare una città bisogna avere una visione politica chiara e tanto coraggio. La nostra idea è quella di puntare diciamo su due principali asset strategici, che sono la via del mare e l'impronta verde. Ecco perché i due colori, interessante questa idea, e verde. Interessante questa idea, cioè Riposto ha quest'anima marinara, l'essenza di Riposto è questa. In che modo si può rilanciare quest'anima? L'identità di Riposto è chiaramente un'identità marinara e mercantile, e d'altra parte nella storia di Riposto diciamo è proprio il legame con il mare che ha dato a Riposto la chiave per il futuro in passato, no? Riposto è stato un esempio significativo di modernità nella prima metà del Novecento e anche nella fine dell'Ottocento. E ora secondo noi è il caso di trovare di nuovo nel mare quella strada che ci può traghettare per diciamo restituire modernità a questa città. Certo.
perché la nostra identità marinara è quello che poi ci caratterizza rispetto ai comuni viciniori. Noi godiamo di una posizione geografica che è straordinaria e È unica meravigliosa la unica per il posizione del panorama. porto turistico con lo scenario dell'Etna, no? Assolutamente. Il porto turistico di Riposto poi è un'infrastruttura che è importante perché proprio non è solo il porto di Riposto, ma è il porto di un'intera area geografica, Esatto. che ne Fungeva usufruisce tutto il storicamente da porto del territorio. mercantile quando Sì, c'erano i storicamente era il trasporti del porto vino mercantile. e delle altre mercanzie, no? Esatto, oggi è un porto turistico perché poi la città si evolve, ma è anche vero che la città non è mai riuscita a dialogare bene con questa infrastruttura. Probabilmente non siamo mai riusciti a fare rete con le eccellenze del nostro territorio, e ce ne sono tante, ed è arrivato il momento di farlo. Ecco perché la via del mare, perché siamo convinti che è la via giusta da imboccare per il futuro. Quello che noi pensiamo è che bisogna ricostruire un rapporto tra i cittadini e il mare, sia visivamente, perché di fatto il porto è una barriera, no, alla visione del mare, e quindi ricostruire tutti quei piccoli passaggi, quelle piccole strade, no, che ci conducono a mare, Quindi sia un da... risanamento anche del territorio. Sì, anche un risanamento del territorio. Sia poi mettere in collegamento appunto, le migliori intelligenze del nostro territorio, e quindi fare rete tra la Capitaneria, il Vecchio Faro, il Porto Migliorare anche la Mercantile, circolazione. migliorare anche la circolazione, perché noi abbiamo un grossissimo problema di viabilità nella nostra città, Nel periodo e un estivo si grossissimo... creano intasamenti spesso. Sì, assolutamente, è arrivato il momento di restituire vivibilità al centro storico. È pazzesco pensare che noi non abbiamo un piano del traffico urbano e che non abbiamo messo in moto tutte quelle energie necessarie affinché si arrivi a elaborare un corretto piano per questa Certo. città. Bene, io naturalmente mancano qualche mese, il 28 e il 29 maggio si vota, Sì. avremo possibilità di discutere ancora di questi argomenti, però naturalmente gli schieramenti in campo si cominciano a delineare e questo schieramento che ha ricomposto quelle che erano alcune situazioni particolari che si erano create, mi pare che lei dovrebbe essere l'unica candidata della coalizione che fa capo al centro-sinistra, una coalizione civica, possiamo dire, di questo tipo. Anche il centro-destra pare che si Sì. indirizzi in questo senso, ci sarebbero altre candidature. Ecco, lei come vede questa campagna elettorale? Secondo lei, sarà una campagna elettorale all'insegna delle idee oppure una campagna elettorale che rischia di degenerare? No, io sono sicura che sarà una campagna elettorale all'insegna delle idee. Ecco perché noi abbiamo tanto lavorato sulle idee. Sulla via del mare e sull'impronta verde non c'è stata prima occasione di chiudere il quadro, Sì. Quindi ma l'impronta verde è uno degli altri asset strategici. la Mi riqualificazione del verde pubblico. rinviterete e parleremo dell'impronta Parleremo verde, dei progetti e dei dei programmi, programmi relativi naturalmente. all'impronta verde, che è un'altra cosa che la città chiede con forza. Io, per ritornare, diciamo, alla domanda, mi auguro e sono sicura che questa sarà una campagna elettorale serena. Perché quello che vuole la città, e che forse non gli abbiamo dato in questi anni, quello che vuole la città dai politici è serenità, armonia. Quindi sono sicura che sarà una Lei campagna elettorale sente, sana. vede, sta vedendo cittadini naturalmente, incontra. Ecco, cosa le chiede la gente quando la incontra? Anche a capire, cosa desidera, cosa chiede a una candidata sindaca. Questo mi riaggancia di nuovo al discorso di prima. Chiede di andare avanti rispetto a quelle cose rispetto alle quali noi siamo rimasti indietro. La Chiede gente più ha bisogno efficienza e di celerità. ordine, Esatto. pulizia, vivibilità. Questo è quello che chiede, è quello che sono riusciti a fare molti paesi vicino a noi. Noi dobbiamo guardare le realtà migliori delle nostre. È come quando da piccolo, no, i nostri genitori ci dicono: Certo. affiancati con persone migliori di te, no? Non con persone peggiori. È un po' la stessa cosa che dobbiamo fare con molta umiltà, guardare le realtà che sono migliori della nostra, imparare da loro e portare quei modelli di sviluppo del territorio a casa nostra, per ridare a Riposto il ruolo centrale nel panorama pedemontano che le spetta, che in fondo le spetta, e per consentire di avere quello scatto di orgoglio che ci è mancato in questi anni. Bene,
posso dirlo con franchezza, senza apparire parziale, sicuramente è un fatto positivo che la politica ripostese parla donna. Io mi auguro che possa esserci anche una svolta da questo punto di vista per un comune, sarebbe un fatto storico. Sì, ha riposto un fatto storico. Io non posso che farle i migliori auguri, ci rivedremo. Grazie. Buona serata. Grazie di cuore per l'invito e buona serata a tutti. We'll be right back.